L'audizione presso le commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, di rappresentanti di ECCO, Think Tank Italiano per il Clima, nell'ambito dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Michele Governatore, responsabile elettricità e gas, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 5 minuti circa, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso in corso di trasmissione alla Commissione. Prego. D'accordo, grazie Presidente, buongiorno. Sono Michele Governatore, responsabile del programma elettricità e gas di ECCO. Mi concentrerò in questi 5 minuti solo su un aspetto dell'eventuale utilizzo di energia nucleare dell'attuale tecnologia nel sistema elettrico italiano di paesi simili all'Italia. E questo aspetto è la possibilità di complementare nuovo nucleare con le fonti rinnovabili che stiamo installando. Allora, questa è una premessa, lo sappiamo, il picco di successo del nucleare appartiene ormai al secolo scorso, anzi agli anni 90 del secolo scorso. Vedete le barre azzurre sono gli impianti costruiti nel mondo e sotto sono quelli dismessi. Quindi il boom del nucleare è una cosa ormai vecchia, ma è anche vero, se guardate la parte destra del grafico, in particolare il giallo in alto, che alcuni paesi, soprattutto paesi scarsamente democratici, stanno effettivamente reinvestendo molto sul nucleare, soprattutto la Cina. Quindi una parziale controtendenza, almeno in alcuni paesi, effettivamente c'è. Quali sono le caratteristiche, più economiche che tecnico-economiche, però tecnico-economiche del nucleare che oggi siamo in grado di fare, che è commercialmente disponibile? Allora, complessivamente l'energia da fonte nucleare costa ancora, se si deve fare un impianto nuovo, nettamente di più di quella da fonti economiche come il sole e il vento. Questo lo dicono la IEA, che è l'agenzia dell'OCSE sull'energia, ma anche l'ANEA, che è l'agenzia sull'energia nucleare. Diverso è quando un paese ha già degli impianti in funzione e ha la possibilità di allungarne la vita. In questo caso quell'energia costa ragionevolmente poco ed è competitiva con quella delle fonti rinnovabili. Gli impianti nucleari sono adatti a produrre una quantità fissa di energia in modo costante, quindi non sono impianti flessibili, è come se avessimo una fabbrica che può funzionare solo su 3 turni in modo costante. Perché? C'è un motivo tecnico ed è il fatto che i reattori a fissione, oltre alla reazione principale che si può spegnere istantaneamente, hanno reazioni secondarie che continuano ad emanare energia per settimane. Questo fu il problema a Fukushima, ricordate, Fukushima si spense dopo che l'impianto era rimasto elettricamente isolato, si spense perché era intrinsecamente sicuro, si pensava, ma poi continuò a produrre calore, mancando la possibilità di eliminare quel calore si fuse il nocciolo. Quindi questo è il motivo tecnologico per cui non è un impianto che si spegne e si accende con grande facilità e serve energia anche per gestirlo dopo che è spento. Ma l'altro motivo è forse ancora più rilevante, quello economico. Gli impianti nucleari sono estremamente capital intensive, cioè hanno costi fissi molto elevati. Le rate del mutuo sono gran parte del costo dell'energia nucleare. Impianti di questo tipo, con tanti costi fissi, sono inadatti ad essere usati in modo discontinuo, perché se usati in modo discontinuo il payback dell'investimento si allontana in modo esiziale per il progetto, no? Quindi come tutti gli impianti tecnologicamente complessi devono funzionare sempre, pensate a una fabbrica complessa, deve funzionare su 3 turni, se io lo faccio funzionare in modo discontinuo non rientro mai nell'investimento, quindi questi sono i motivi per cui il nucleare funziona bene se va a palla, in modo costante. Questo non sarebbe un problema se noi dovessimo ancora servire lo zoccolo dell'energia in modo costante di quello che noi consumiamo, ma il contesto non è più questo. Il contesto italiano e ormai di gran parte dei paesi
avanzati è quello di sistemi elettrici in cui già si stanno installando grandi quantità di fonti rinnovabili, nel caso dell'Italia soprattutto fotovoltaico, nel caso del resto dell'Europa ancora più eolico, che hanno la caratteristica di essere discontinue. Ok, quindi pensiamo al PNIEC. Il PNIEC prevede, il piano clima energia, per il 2030 stima 65% di elettricità da fonti rinnovabili. Oggi lo sapete, siamo almeno del 40%. Ma già oggi, in questo contesto, che è solo un assaggio di quello che vedremo tra pochi anni, le fonti rinnovabili, quando c'è tanto vento, c'è tanto sole e la domanda è bassa, soprattutto al sud e nelle isole, ma in qualche caso anche a livello nazionale, servono tutta la domanda. Cioè già oggi succede che in ore fortunate in termini di vento e di sole, tutti gli impianti termoelettrici, tranne quelli che servono per la sicurezza della rete, che sono una minoranza, si spengono per lasciare spazio alle rinnovabili che qualche volta sono già sufficienti a fornire tutta la domanda. Se avessimo un impianto nucleare, i casi sarebbero due: o spegniamo quello quando ci sono tanto sole e vento, o buttiamo via il sole e vento. Ora, non ne faccio una questione morale, ma in entrambi i casi butteremo via del capitale, perché avremmo o l'impianto nucleare o l'impianto rinnovabile lì in grado di produrre che dobbiamo spegnere. Questa cosa sta succedendo, ed è successa nel marzo di quest'anno, nel marzo scorso, un mese fa, in Spagna, dove in seguito a una serie di settimane di tanto vento sono stati spenti impianti impianti nucleari in servizio, con una procedura di spegnimento di medio termine, perché erano ridondanti rispetto alle rinnovabili disponibili. E mettendola sul piano economico, per quanto sia vero che il costo del combustibile nucleare, cioè dell'uranio, sia poco incidente nei costi medi di energia del nucleare, è sempre più alto del costo del sole e del vento, che è zero. Quindi se io devo scegliere, in caso di abbondanza di energia, se mettere fuori linea un impianto eolico o un impianto nucleare, comunque metto fuori linea un impianto nucleare, perché almeno risparmio un po' di uranio, no? Quell'uranio dura di più. Questo è quello che è successo già in Spagna e che succederebbe sicuramente da noi se avessimo oggi impianti nucleari, visto che le rinnovabili stanno servendo sempre più domanda. Allora, non so perché non riesco ad andare avanti, ma non è grave. Ecco qua. Allora, ecco qua. Questo per dire che la velocità con cui arrivano le rinnovabili in Italia è elevata, finalmente è elevata, perché lo shock di energia, i prezzi che abbiamo visto dopo l'invasione della Russia, hanno convinto ogni tipo di cliente di energia a passare ai rinnovabili per non pagare il costo determinato del gas. La barra rossa è quanto fotovoltaico è stato installato, per quanto riguarda gli impianti grandi, tutto senza sussidi, in Italia nel 2023, che era il doppio di quello del 2022, che a sua volta era quasi il triplo di quello del 2021. Quindi le rinnovabili sono una realtà, stanno arrivando molto velocemente. Quindi, in un mondo che sta andando sulle rinnovabili, cosa serve per complementarle? Beh, servono fonti flessibili, che possono accendersi quando sole e vento non ci sono, la domanda è molto alta, e spegnersi senza grossi problemi, grossi costi, nelle ore in cui invece le rinnovabili servono la domanda. Quindi accumuli, anche stagionali, e su questo l'Italia è indietro. Accumulo stagionale potrebbe voler dire che io faccio idrogeno con le fonti rinnovabili, lo stocco d'estate nel sud e lo uso poi nel nord d'inverno per far funzionare le caldaie o le pompe di calore o le vecchie centrali a gas, alimentandole con l'idrogeno per servire la punta, no? La punta invernale. Quindi accumuli, flessibilità della domanda, quindi la domanda può adattare, dotandosi di accumuli o di comportamenti intelligenti, per esempio caricare le auto elettriche quando c'è tanto sole, quando è possibile, flessibilità della domanda, e le vecchie centrali termoelettriche a gas, che sono flessibili, potranno essere alimentate in un'ottica di stoccaggio o con gas metano fatto da rinnovabili, si chiama metanazione dell'idrogeno, oppure con piccole modifiche con l'idrogeno fatto quando c'è eccesso di fonti rinnovabili. Sono arrivato alla conclusione, quindi mettiamoli in questi termini. Allora, io da
da studioso e persona preoccupata per il clima, sono felice quando vedo quel grafico che vedevamo prima sul tanto nucleare si sta facendo in Cina. Perché? Perché in Cina hanno ancora una quota di carbone che va baseload fisso importante. Quindi la Cina, che peraltro riesce a fare le centrali in 3 anni, noi in Occidente, grazie al fatto che i sistemi democratici di controllo funzionano, non è così facile fare un impianto nucleare. In Cina lo fanno in 3 anni, quindi se in Cina fanno impianti nucleari che sostituiscono il carbone, per il clima e anche per noi è un'ottima notizia. Non è un'opzione per accelerare la nostra transizione oggi, perché ci vuole tanto tempo, sono lenti nel farli, e a noi serve un complemento alle rinnovabili, che sono invece quelle tecnologie che dicevo. L'ultima slide è questa. Naturalmente la ricerca è tutta un'altra cosa, lo sappiamo, nessun referendum ha fermato la ricerca sul nucleare in Italia, l'Italia con l'INF, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'ENEA, sta costruendo il Tokamak per il futuro, il futuro impianto a fusione a Frascati, e quindi questa è un'altra questione, questo riguarda il futuro di quando probabilmente le attuali fonti rinnovabili saranno a fine vita e magari avremo la possibilità con la fusione di fare energia flessibile e più economica e di smontare alcune delle rinnovabili che oggi non ci piacciono perché magari rovinano il fianco di una collina o alterano il paesaggio. Questo era quanto, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, chiedo se vi siano domande tra chi è collegato qui. Onorevole Evi, prego. Sì, grazie molte, grazie del contributo davvero molto chiaro ed esaustivo, e credo che tocca alcune delle più grandi criticità che appunto la fonte di energia nucleare ha oggi e avrebbe nel nostro paese se dovessimo appunto percorrere questa strada. Una domanda che riguarda più legata diciamo alla situazione attuale e quindi all'aggravarsi della crisi climatica in un mondo sempre più appunto travolto dalla crisi climatica e quindi dalla scarsità anche di acqua e quindi da fenomeni di siccità. Grandi centrali nucleari hanno bisogno di molta acqua ed è quello che è anche successo in Francia negli anni scorsi, dove appunto si è arrivati a spegnere o quantomeno mettere in stand-by dei grandi impianti proprio per la mancanza di acqua, per il raffreddamento dei processi di produzione dell'energia. Questo è un fattore che anche lei reputa critico e che nel nostro paese insomma potrebbe avere un eventuale impatto anche, e quindi da tenere in considerazione nell'eventuale scelta di questa strada. Grazie. Sì, il rischio di siccità è critico in un sacco di settori, lo è nell'energia, lo è per gli impianti nucleari, ma lo è anche per gli impianti termoelettrici tradizionali. E quindi sì, tutte le volte che serve acqua da un fiume, il livello del fiume è critico, non solo, ma la portata del fiume è critica perché non si può riscaldare l'acqua più di tanto. E, diciamo, non credo che questo sia l'elemento decisivo per preoccuparsi di questa o di altre tecnologie. Ma sicuramente la mancanza di acqua ha degli effetti disastrosi sul settore dell'energia, anche sulla quota di energia da fonti rinnovabili, perché poi c'è l'effetto sull'idroelettrico che è altrettanto grave di quello di alcune tecnologie non rinnovabili. Bene, non ci sono altre domande, quindi ci fermiamo qui. Grazie.
La seduta odierna reca l'audizione presso le Commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati di Andrea Malizia, professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l'Università di Studi Roma Tor Vergata, nell'ambito dello svolgimento di indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante resocontazione stenografica alla trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Andrea Malizia, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 5 minuti circa, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione oppure in corso di trasmissione. Prego. Grazie a tutti. Buongiorno onorevole, buongiorno Presidente. È spento? Buongiorno a tutti, buongiorno onorevoli, buongiorno Presidente, buongiorno anche a chi ci sta seguendo telematicamente. Io mi occupo di gestione dei rischi, in particolare rischi non convenzionali, chimico, biologico, radiologico, nucleari, quindi il tema del nucleare è un tema che tratto nel pacchetto di analisi dei rischi. Ho preparato... Non va... scusate, ah, eccola, okay. Perfetto, grazie. Ho preparato innanzitutto una partenza sulla definizione del rischio, perché molto spesso in diversi contesti mi è parso di sentire che si fa confusione tra pericolo, impatto, vulnerabilità, esposizione e probabilità di accadimento. Allora, innanzitutto il rischio, se gli eventi che creano una situazione di rischio sono tra di loro indipendenti, lo possiamo andare a definire come una combinazione tra la probabilità di accadimento e l'impatto. Se invece, quindi in questo caso possiamo avere a titolo di esempio i pericoli naturali, le emergenze naturali, se invece parliamo di un attacco terroristico, parliamo di una maxi emergenza, parliamo di un evento non collegato alla natura, in questo caso i parametri non sono indipendenti tra di loro e quindi dobbiamo introdurre i concetti di vulnerabilità ed esposizione. Vulnerabilità, appunto, la capacità di un sistema, di un bene, di essere suscettibile a eventi dannosi, e l'esposizione invece sostanzialmente la totalità delle persone, dei beni materiali e immateriali, flora e fauna che possono essere coinvolti all'interno di un evento. Sono andato chiaramente a fare il mio mestiere per preparare la memoria, quindi sono andato ad analizzare alcuni dati, innanzitutto da fonti che ritengo attendibili, quindi quelle dell'Agenzia Internazionale Atomica. Sono andato a riportare una mappa dei paesi che hanno dei reattori nucleari a fissione funzionanti al momento, andando a fare, come vedete sulla destra, ho portato a titolo d'esempio tre dei paesi confinanti con l'Italia che hanno il nucleare, quindi la Francia, la Slovacchia e la Svizzera, e la mappa dei nostri che adesso sono in decommissioning, quindi attualmente non sono funzionanti. Questo per dire che al momento noi siamo circondati da circa 150-160, se non abbiamo considerazione solo del confine nazionale ma dell'area europea, impianti nucleari. Abbiamo a disposizione in Italia diverse reti per il monitoraggio radiologico nucleare, la rete Resorad che è la rete della rete nazionale di sorveglianza sulla radioattività ambientale, abbiamo chiaramente quella dei vigili del fuoco gestita dal Ministero dell'Interno con oltre 3.000 punti, e sono andato a interrogare la mappa REMON preparata dal Joint Research Center, costituita da 5.500 punti di misura in tutto il territorio europeo, e sostanzialmente andando a vedere l'interrogazione l'ho fatta il sabato di Pasqua. Sostanzialmente quello che ho notato è che i livelli di dose misurata, cioè l'energia per chilogrammo, sono molto bassi nelle more dei 100-200 nanosievert ora, che vanno ad avere poi quel millisievert anno
1 o 2 millisievert l'anno, che è il limite che ci chiede la 101 del 2020, e le misure sono confrontabili sia nelle aree in cui ci sono gli impianti nucleari che in quelle in cui ci sono. Quindi al momento non c'è una dose misurata dalla rete europea che sia indicativa di una maggiore contaminazione radiologica nelle aree dove insistono gli impianti. Sono poi andato a fare un calcolo prendendo il sito, si chiama Our World in Data, e questa riporta la quantità di morte normalizzate su terawattora per produzione di energia. Le prime, quelle più alte, le morti sono sia quelle da contaminazione di PM5 e PM10, quindi di particolato, sia quelle da incidenti, e quelle più critiche chiaramente sono quelle di impianti degli impianti che utilizzano combustibili fossili, il nucleare, l'eolico e il fotovoltaico hanno una quantità di morti per terawattora confrontabile e tra le più basse a livello internazionale. Come vi ho detto, non mi occupo direttamente di impianti nucleari, so che sono dotati quelli di terza generazione in commercio di sistemi di controllo passivi, collaboro da molti anni con Sogin, quindi conosco quelle che sono a livello progettuale le caratteristiche tecniche di stoccaggio dei rifiuti previsto per il deposito nazionale dei rifiuti, e diciamo che il pericolo e l'esposizione collegata alla possibilità che avvengano delle contaminazioni forti da un punto di vista radiologico, il pericolo e l'esposizione sono bassi, la probabilità di accadimento è bassa al momento, quindi il rischio può ritenersi basso. Concludo con un'analisi che ho portato al G7 come esperto sul rischio radiologico nucleare lo scorso febbraio 2024 presso la Farnesina, sulla paura dello sviluppo tecnologico che non ci impedisce di andare avanti con lo stesso. Mi hanno chiesto in questa sede di andare ad analizzare quali potevano essere nuove tecnologie utilizzate per disperdere contaminazione radiologica di proposito. Bene, ho individuato la possibilità di fare una bomba sporca, un dispositivo radiologico improvvisato. Con un cyber attacco sui building automation system è possibile entrare in strutture non militari che hanno sostanze radioattive, quelle ospedaliere, con un livello di difficoltà medio, e quindi è necessario aumentare il livello di cyber security anche delle infrastrutture non ritenute critiche, non militari. Ho fatto poi una cosa che mi ha spaventato un po' di più: da rete privata in abitazione privata in campagna dai miei genitori ho iniziato a interrogare ChatGPT su come fare una bomba sporca. Inizialmente mi ha bloccato, mi ha detto che non poteva darmi risposte. Allora ho cambiato domanda, gli ho iniziato a chiedere come era possibile avere dei pericoli da una bomba sporca. Quindi mi sono messo nelle vesti di uno studente che stava facendo una relazione, e a un certo punto mi ha spiegato tutto. Mi ha detto che tipo di radioisotopi si potevano utilizzare, dove reperirli. Mi ha detto come fare un dispositivo improvvisato a casa con dei fertilizzanti, dove comprare i fertilizzanti, come mischiarli con il diesel. Poi mi sono fermato e questa cosa l'ho ovviamente notificata al nostro Ministero dell'Interno per evitare che mia madre e mio padre venissero arrestati, visto che non c'entravano assolutamente nulla. Quindi chiaramente anche sulla etica e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale bisogna fare una riflessione. E poi come disperdere una sostanza radiologica, e sostanzialmente i mezzi di movimento non umani, quindi gli unmanned vehicles, i droni, da acqua, da terra o aerei sono quelli migliori. Infatti in questo momento le contromisure che stiamo studiando vengono sempre dalla stessa tecnologia, dai droni, o ingaggiare delle lotte aeree con gli stessi, quindi addestrare le nostre flotte di droni a combatterne delle altre, o utilizzarli per andare a fare monitoraggio di eventuali dispersioni. Tutto questo per dire che cosa? Che non ci spaventa andare avanti con la ricerca sull'intelligenza artificiale, sulla cyber security o sui droni. Perché? Perché il rischio, cioè la
summa della vulnerabilità dell'esposizione, della probabilità di accadimento è basso. È basso anche per gli impianti nucleari, quindi io auspico che si proceda in tal senso. Grazie. Bene, chiedo se vi siano interventi tra chi è collegato e chi è qua. Non vi sono interventi, quindi la ringraziamo. Arrivederci.